Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel canale Dio Art. Allora, la mia idea è fare una vespa, questo insetto, che sia fluorescente, che dia la sensazione che stia per esplodere. E mi sono tirato giù questa vespa e niente, partiamo, vediamo cosa salta fuori. Allora, prendiamo il nostro vespone, andiamo su seleziona soggetto. Una volta che abbiamo ottenuto il contorno, clicchiamo qui, tac, il gioco è fatto. Abbiamo tolto anche una zampa alla nostra vespa, ma ce ne freghiamo. Puliamo innanzitutto quello che è rimasto con la gomma. In questo caso, ragazzi, vi serve una tavoletta grafica perché col mouse impazzite. Ok, adesso aggiungiamo un livello, prendiamo la nostra pen tool, il nostro strumento e penna, e andiamo a delineare i contorni. Non c'è bisogno, per quello che voglio fare, di essere proprio precisi, quindi io vado molto veloce e tendo un po' a tirare via qui. Cerco di stare incollato, ma non è una cosa. Ecco, non è che dobbiamo fare un lavoro così preciso. Velocizziamo il filmato, sennò si fa notte. Eliminiamo il tracciato, aggiungiamo adesso un livello e io mi vado a cercare adesso un colore che assomiglia un po' alla parte del pungiglione, quindi questo arancione, e andando molto morbido con la penna e iniziamo a delineare tutto il contorno. Però, insomma, non dobbiamo essere precisi, per quello che vedrete alla fine, la precisione, insomma, non è dovuta. Io anche qui velocizzo il filmato. Siccome non voglio questo effetto, questo bianco così sparato, probabilmente ho fatto un errore, lo voglio un pochino più sfumato, quindi prendo la gomma, vado molto morbido anche qui e tendo a sfumare un po' proprio il contorno del tracciato che avevo fatto precedentemente.
finito qui, andiamo su filtro, andiamo su controllo sfocatura, Gaussian blur se lo avete in inglese, e andiamo un po' a cercarci la sfumatura che è più adatta al nostro, alla nostra idea. Quindi io gli do un 18, poi voglio sfumare anche la traccia sottostante leggermente. Rimango qui su un valore di 4, sì, perfetto. Ok, adesso ragazzi ho bisogno di accenderlo, prendiamo lo strumento curve qui in basso e andiamo un po' a cercare un contrasto adatto all'immagine che ho in mente. Dunque dobbiamo rendere fluorescente la Vespa, dobbiamo dargli fuoco, accenderla. Però devo stare attento a non bruciarlo, quindi in questo caso, come si dice, si va un po' a braccio. Cioè, quando il mio occhio è soddisfatto mi fermo. Così è troppo esasperato. Però lo voglio un po' esasperare senza bruciarlo del tutto. Ecco, perfetto, così, lasciamolo così. Ok, adesso io porto il livello che avevo sopra, lo metto sotto perché voglio accendere più. Prendiamo un tono morbido e diamo un'opacità intorno, sì, al 61 va benissimo. Vediamo un po'. No, c'è qualcosa che non torna, vediamo un po'. Va bene, no, deve essere più bianca perché voglio questa striscia luminosa. Voglio un po' una luce nascosta dietro e ora devo stare attento a dosarla, magari dopo posso giocare sempre con le curve. E qui anche qui si va, ragazzi, a occhio. Adesso spalmo un po' di bianco e poi vediamo. Per ora l'effetto mi piace, magari lo vado un po' a correggere sempre. Vado un po' a correggere sempre un po' il contrasto. Ecco. Così potrebbe essere. Mm-mm. Bene, bene. Sì, scuriamo un po'. Ok, adesso con il contagocce mi vado un po' a rubare questo giallo e come vedete ho aggiunto un livello e voglio più giallo, voglio dare più giallo, questo giallo tenue un po' al calabrone. Quindi andiamo un po' a spalmarlo, rimanendo su un'opacità del 50%, 47%, quello che è. Ok, qui do più arancione. Ragazzi, ci tengo a sottolineare il fatto che non è, cioè non ho la presunzione di fare nessun, cioè non è un corso questo, ecco, è solamente una condivisione del mio lavoro creativo che faccio tutti i giorni, sia con la musica che con i miei cartoni animati, con le mie copertine. Lo voglio condividere con voi, quindi anzi perdonatemi se non ho la conoscenza tecnica di tutto. Ok, quello che cerco adesso è un effetto sorpresa, quindi mi gioco un po'. Vediamo se con colore scherma. Ma io credo che questo sia il miglior compromesso raggiunto. Bene, adesso andiamo a giocare con la saturazione.
trovato, mi sembra, il giusto compromesso. Perfetto. Bene, ora voglio rendere tutto più omogeneo e quindi sfoco maggiormente il tutto, perché noterete che come mi muovo su questo raggio d'azione io riesco poi a illuminare o meno il soggetto. Bene, dunque adesso aggiungiamo un livello e quello che dobbiamo fare è prendere il nostro pennello e andare a colorare della stessa tonalità di giallo, andare a colorare tutti i riflessi naturali del corpo del nostro calabrone. Quindi dove vediamo che c'è un po' di lucido, dove ci sono dei riflessi bianchi, noi andiamo con il nostro pennello a tingerli, a dipingerli. E qui è un lavoro molto così, ci vuole passione. Ok, dobbiamo un po' migliorare i dettagli, ho bisogno di aumentare i riflessi, quindi diamo un po' di bianco. Diamo fuoco a questo pungiglione. Un bel rosso acceso, secondo me. Serve un bel rosso acceso. Sì. Un arancione rosso arancione. Così, ecco qua. Forse un po' troppo, ma vediamo. Sicuramente facendo questo lavoro mi vado a coprire tutti i dettagli, quindi ho bisogno di farli spuntare fuori. Quindi ora sicuramente l'abbiamo acceso, ma quello che c'è da fare sicuramente è andare un pochino a tirare fuori i dettagli. Quindi mi riprendo il bianco e vado un pochino a, andiamo un po' a tirare fuori i dettagli, le venature di questo pungiglione. E andiamo avanti a così. Perfetto. Allora io intanto vi spiego che precedentemente, perché voglio questo effetto un po' Swarovski di questo calabrone, mi sono tirato giù dei file dei JPEG di effetti glitter che poi andrò a sovrapporre sopra questo calabrone, e è lì che dovrebbe venire la magia. Infatti lo tiriamo fuori, eccolo. Bene. Ora ce lo andiamo a posizionare in qualche modo, anche perché qui c'è un tavolino, non so cosa cazzo sia questo. Bene, stiracchiamolo un po' e andiamo a fare la magia.
Dunque, qui dobbiamo rifare, come abbiamo fatto all'inizio del lavoro, riprendere il nostro pennello, la nostra penna, e rifare tutto il tracciato. Quindi bisogna armarsi di grande pazienza, perché bisogna rifare completamente il calabrone da capo. E quindi con grande pazienza ripartiamo da zero e vai, velocizziamo il filmato, sennò diventa anche qui veramente un delirio. Ciao, a dopo, alziamo la musica. Ok, adesso tasto destro, crea selezione, accendiamo, riattiviamo il glitter, ce lo sistemiamo, cerchiamo di trovare la posizione adatta, quella che più ci aggrada, e dopo aggiungiamo un livello. Selezione sempre, perché l'avevo tolta. Aggiungiamo un livello, togliamo il glitter ed ecco il nostro effetto. Bene, ora chiaramente è di una veramente finto, però anche qui giocare è veramente importante, come è importante avere tempo per farlo, perché ci puoi passare la giornata, eh? Se non hai nulla da fare è fantastico, ma se hai la giornata piena di impegni, beh, devi sforzarti e mettere in pausa. Ok, credo che questo può essere una soluzione, vediamo, andiamo, opacizziamo un po'. Sì, potrebbe essere, non lo so. Sicuramente devo sfumare i contorni, perché viene un effetto come se fosse un carta di giornale ritagliata attorno al calabrone, quindi dobbiamo rendere la cosa molto naturale. Quindi andiamo a sfumare con la gomma, a cancellare leggermente tutto il contorno di questo calabrone. Copiamone un altro, facciamo un Ctrl C, Ctrl V, lo sovrapponiamo. Io qui non capisco perché tutte le volte mi si sposta. Se qualcuno di bravo, di molto più bravo di me, ma ovviamente ci vuole poco essere più bravo di me, sta a dirmelo. Faccio un Ctrl C, Ctrl V e mi si sposta sempre. Vabbè, ok, qui l'abbiamo sommato e anche qui andiamo a giocare. Lasciamolo così, e voglio rendere tutto più brillante, quindi aggiungiamo ancora del glitter e ricominciamo da capo. Ci posizioniamo, come vedete non è molto definito, cioè
questi JPEG che mi sono preso non sono così definiti, ma non importa, perché la finalità che voglio raggiungere è solamente di far esplodere questa Vespa. Quindi il nostro strumento penna, riniziamo da capo, probabilmente aumenterò di velocità tutto questo filmato, perché sarebbe veramente un incubo farvelo vedere alla velocità normale. E partiamo. Ctrl C, Ctrl V, ho velocizzato tutta questa parte perché era identica a quella precedente. Non è un tutorial, non sono in grado io di fare nessun tipo di tutorial. Voglio condividere con voi la creazione di questa copertina e ora scegliamo il livello su cui lavorare. No, meglio lavorare forse su quello sopra, perché quello sotto in realtà l'avevo già fatto. Dunque, vediamo, schiarisci, qual è l'effetto migliore, anche perché poi aggiungo opacità, magari io lo sparerei un pochino e poi aggiungiamo opacità, tipo il sovrapponi mi sembra un po' il miglior compromesso, sì, un 42, però mi viene sempre questo effetto decoupage, proprio ritagliato con le forbici, quindi voglio sfumare un po' con la gomma, leggero leggero, cancellare un po' i contorni, perché mi viene questo effetto troppo troppo ritagliato. Velocizziamo questa parte. Va bene, creiamo una parte, una cartella di raggruppiamo, creiamo una cartella dei glitter, di questi due glitter, perché il valore dell'opacità magari così lo controllo. Qui scriviamo glitter per ricordarci che questo gruppo 2 glitterize. Ok, così vedi, me lo tolgo quando voglio e gli diamo un'opacità del 60%. Dunque adesso facciamo l'occhio. Mi ero esportato un glitter black. Velocizziamo tutto. Adesso una cosa molto importante è creare i riflessi. Apriamo un livello, andiamo di giallo, poi dopo bianco. Qui schiacciamo bene e
Questa parte, ragazzi, la velocizziamo perché sono tante. Devo fare tanti riflessi e li mettiamo un po' così, dove più ci aggrada. Bene, adesso ragazzi iniziamo a far bruciare questa Vespa. I file JPEG che mi sono scaricato sono di pessima qualità, ma non mi interessa, infatti sono molto piccoli come vedete. Non mi interessa perché mi servono solamente per dare questo effetto di fiammata generale, consentitemi il termine, fiammata generale. Magari ci becchiamo alla fine del video. Qui avrò un'oretta di lavoro. Forse meno, forse una mezz'oretta. Non lo so, vediamo. Ultimo glitter che mi serve per diffondere questa luminescenza generale. Wow, così è fantastico, ragazzi. L'ho beccato. Ne metto un altro, copio e incollo, me lo posiziono per bene. Eccolo qui. Wow. Colore brucia bene. Opacizziamo un pochino. Perfetto. A me così mi fa impazzire, eh. Così è una bomba atomica. Era proprio quello che volevo. Altro glitter. Ragazzi, ogni cosa mi piace qualsiasi cosa, colore più chiaro, forse brucia lineare o colore più scuro, secondo me sono quelli giusti, eh. Dissolvi, ecco, dissolvi, sì, dissolve è migliore. Bene ragazzi, questo mi sembra la migliore. Il miglior compromesso ed è veramente così, mi piace un casino. Non sono certo del valore, dell'opacità, ma secondo me forse lo abbassiamo un po', perché se la sparo tutta fa un casino. Secondo me, ovviamente non va sparata, quindi
Lo abbassiamo un pochino, 5%, e dai, ci salutiamo qui. Ciao!